Buonasera a tutti. Allora, come potete vedere, giusto vi rubo 2 minuti per dare una giustificazione, ma non una giustificazione, una premessa del lavoro che abbiamo fatto. Questo è un lavoro che abbiamo fatto durante il laboratorio pomeridiano, quindi soltanto il lunedì pomeriggio, perché il mercoledì era dedicato al recupero e alle prove in balsi. Quindi i genitori che stanno con me, che hanno i figli a scuola con me, lo sanno, tutto questo lavoro non ha tolto mai tempo allo studio, è stato fatto soltanto il lunedì pomeriggio, tranne l'ultima settimana, che prove a non finire, vabbè, quello è logico. Poi avevamo in mente, e l'abbiamo attuata fino alla fine, di risparmiare, vista la situazione economica, visto... ma poi ci credo a questa cosa, perché spendere soldi, no? Mettiamoci in cegno, voi ci mettete l'immaginazione, perché abbiamo costruito delle cose che sembrano un termometro gigante, sembra una telecamera, quindi voi ci aggiungete l'immaginazione e il gioco è fatto. Poi, se volete ammirare le nostre scenografie, stanno alle scuole elementari che hanno sbagliato a consegnarle, se... quindi a fine spettacolo andate là e ve le guardate. Quindi immaginate di non vedere i nostri fusti da quella parte che ci aiutano, poverini. Da quest'altra parte immaginate di non vedere Martina che suggerisce le battute. E poi devo dire la verità. Loro hanno scritto 90 pagine di copione. Dei Promessi Sposi non c'è nulla. Hanno inventato tutto, c'è soltanto il matrimonio. C'è la storia d'amore, c'è Donna Bondio, non c'è una parola reale. Quindi questo è un laboratorio di scrittura fatto. La mia funzione è stata quella di accompagnare le loro idee. E attenzione su questo, perché un professore non può dire sempre di no, altrimenti la creatività loro la via. Quindi ci sono tante cose che io avrei, però fa parte della fauna, giusto Domingo? Fa parte della fauna di Marina di Camerota, giusto? Che cosa? Vai tutti, forte! Okay. E questo fa parte di Marina di Camerota, no? Ecco qua, giusto. Quindi hanno voluto inserirlo, perché no? Perché il musical parla dei Promessi Sposi, ma è ambientato a Marina di Camerota. Ora ve lo diranno meglio i vostri figli. Siate disposti al sorriso, perché onestamente magari ci viene un po' di lacrima solo alla fine col matrimonio, un matrimonio molto, anche quello economico. L'hanno pigliato anche la musica, giusto? C'è una vergogna. Va bene, poi ci sono vari ringraziamenti che voglio fare prima, perché magari qualcuno si scoccia e se ne va, perché sono 90 pagine di copione. Hanno lavorato da soli, una mano ce l'ha data Marilyn col balletto finale, questa Marilyn sta fuori, i genitori sono stati coinvolti nel truccare e poi hanno fatto tutto loro. E le nottate al computer... per aggiustare qualcosina e poi dopo ti ringrazio. Va bene, buone cose, spero che vi divertiate, siate disposti al sorriso, poi è logico che immaginate il sipario chiuso quando saranno spente le luci, sì. Ci hanno fottuto pure un sipario. Noi ragazzi della terza C, durante quest'anno scolastico, ci siamo cimentati in un'impresa ardua. Avete presente il romanzo dei Promessi Sposi? Beh, prendetelo e mettetelo da parte. Quest'oggi vi presentiamo qualcosa che non avete mai visto prima e che, modestamente, vi abbiamo presentato con tanto ardore. In molti hanno rivisitato la trama principale e molte sono state le parole che si sono spese per renderla diversa dalla stesura originale. E anche noi ci siamo cimentati nel riscriverla durante le attività di laboratorio pomeridiano. Preparatevi al sorriso, perché vedete un Promessi Sposi in chiave comica, moderna e soprattutto ambientata a Marina di Camerota. La commedia è stata tratta dal romanzo storico di Manzoni, ma ispirata al progetto L'Uomo e il Mare. Ecco perché è ambientata nel nostro paesino, abbracciando usi, costumi e dialetto. Ahimè, tutti sapete quanti personaggi maschili ci sono nel romanzo dei Promessi Sposi e sapete purtroppo che nella nostra classe, quindi vedete come la storia si distreggia fra Don Abbondio, cuore di leone, la nostra Carlotta, amante del vino, un po' burlona e molto legata ai soldi, Perpetua, la sua domestica, la tipa vecchietta che dal paese tutto sa e tutto vuole sapere,
pettegola ed impacciona. L'avvocato azzecca Carbugli, una persona verbum volant, spiritum restant, come direbbe lei. E sì, anche per questo personaggio abbiamo una signorina. Agnese, mamma di antiche radici della protagonista, che poco a poco si è modernizzata tramite i social network. Don Rodrigo, uomo forte e possente, animatore della vicenda della storia. Lucia Mondella, bellissima ragazza, abile nel cantare, ma contrastata dai becchi di Renzo Tramaglino, ingenuo, imbranato e credulone, determinata a sposare la giovane fanciulla. Ma i personaggi sono stati e sarebbero dispensosi non mirarli tutti, pure perché vi verrebbe la voglia di schiacciare un pisolino se continuo. Vorremmo infine ringraziare le ispiratrici della commedia, le vecchie di Marina di Camerota e in modo particolare il professore Antonio Cucciniello, che ha curato il nostro percorso, e la professoressa Marilyn Collaua, sempre disponibile e collaborativa. Siamo lieti di presentarvi il nostro musical dei I Promessi Sposi. Buon divertimento! Io sarò il narratore di questa storia d'amore. Quel lembo di terra, situato tra Capo Palinuro e la Torre dello Zancale, colmo di insenature e baie, caratterizzato dalle colline che degradano verso il mare, presenta rilievi scoscesi e feconda vegetazione, costituita dai secolari olivi che predominano sullo spettacolare paesaggio, dai rigogliosi cespugli che si diramano sulle coste, risaltando i lineamenti degli immensi golfi. L'incommensurabile bellezza delle acque cristalline e limpide riflette la raggiante luce del sole, rendendo questo panorama una perfetta cartolina vivente. Avvicinandoci sempre di più al litorale, dinanzi ai nostri occhi, scorgiamo la foce del torrente, che si ramifica nelle ampie zone pianeggianti. In questo lussureggiante posto giace un piccolo paese, denominato Marina di Camerota. Dirigendoci verso l'estremità del paese si erge il castello, adornato da secoli di storia e splendore, abbellito dalla magnificenza dello stile classico, dati numerosi affreschi, le statue dei valorosi eroi e le pietre preziose incastonate negli imponenti bastioni. Inoltre vi sono innumerevoli grotte, tra cui la più importante, nonché patrimonio dell'UNESCO, è quella della Serratura, dove sono stati trovati gli antichi fossili. Sulle lunghe e assolate spiagge possiamo sentire i suoni della natura. Ciappa lì, ciappa là, è arrivato Mustafa, ciappa lì, ciappa là. Non stiamo qui ad allungare il brodo ed entriamo nel vivo della storia. Ci sarà da ridere, niente musilunghi. Tutti i diritti sono riservati a copri di Marchese Don Rodrigo. Donna Abbondio si trovava sul porto di Marina di Camerota per prendere un po' di sole per la sua schiena malandata. Era ormai diventato il punto di riferimento per l'intera comunità, in special modo per i più piccini, perché possedeva un carattere burlone. Inoltre, aveva un'altra grande passione, era un fervido fautore del vino, prettamente vino rosso. A chi gli diceva di non bere troppo, lui rispondeva che il vino era come una bevanda energizzante, che gli dava la forza per combattere il mal di schiena. Ora prende il suo iPod. Si sistema le cuffie e si sintonizza su Radio Maria per sentire l'intervista alla nuova star del pop, Suor Cristina. Ciao a tutti, vi presentiamo la nuova star del momento, Suor Cristina. Come mai sei venuta a trovarci qui davanti alla stessa microfoni? Sai, abbiamo girato tutto il mondo per far sentire la mia nuova canzone. Ah, che bello! E come si chiama? Un furbo commerciante. E avete cantato anche in spagnolo? Sì. E come si dice in spagnolo? Un assunto commerciante. Ma ora ce la puoi sentire, vero? Certo. Allora, a voi tutti, Suor Cristina e la sua band. Ma sogno che si tende un po' di sogni e
si stava avvicinando. Don Abbondio non fa in tempo ad incamminarsi quando vide una splendida bellezza locale. Distribuiva volantini pubblicitari per sponsorizzare la magnifica serata Schiuma Party al Ciclope. Buongiorno signor curato. Buongiorno bellissima Lily, ma ti trovo davvero in forma. Grazie, sei d'accordo anche lei? Sì, sì, si vede, ma sei proprio in linea. Però è una linea curva, eh. Mi sembrano i gironi per salire alle discosa. Sei riuscita a prendere sonno con tutto quello che hai mangiato? Beh, all'inizio non ci riuscivo. Poi mi sono alzata, sono andata a mangiare la zuppa di carote di zia Carolina e il sonno è venuto da sé. E prova Lily e dimmi, verrai a messa oggi, vero? E certo, come potrei mancare? Va bene, allora vado che i fedeli mi aspettano. Aspetti, signor curato, potrebbe leggere questo volantino sull'altare? E dimmi, di cosa si tratta? Beh, io te mi dico, abbiamo organizzato uno schiuma party. Ma tu sei pazza! E io dovrei sponsorizzarti uno schiuma party, ma stiamo scherzando! E certo, è un'ottima occasione per stare tutti insieme e soprattutto per farmi vedere dal mio amato ronzo! E vabbè, dammi questo volantino, poverino, già porta quel nome quel ragazzo! Mentre il nostro caro Don Abbondio è tutto preso dalla lettura del volantino pubblicitario, improvvisamente si ricordò che mancava il vino per l'Eucaristia. Sì, proprio la sua bevanda energizzante, il vino. Quindi pensò di fermarsi all'enoteca l'angolo di vino. Perché sapete benissimo che 10 litri di vino sono il minimo per celebrare l'Eucaristia per il nostro caro Don Abbondio. Ah, quasi dimenticavo di dirvi, il nostro simpatico Don Abbondio era, come possiamo dire, un grande risparmiatore. Ma che dire risparmiatore? Era proprio un utirchione di prima categoria. Le inventava tutte per non sganciare mai un soldo. Buongiorno signorina. Buongiorno signor curato. Spero che alle 11 vi vedrò alla Santa Messa, altrimenti parlerete con il Signore. Tutti pagano, ma lui mai. Oh signor curato, sono così dispiaciuta, ma alle 11 vi entra il pescatore dalla lampadata e soprattutto Giovanni. E che vuoi dire che la Santa Messa è meno importante della lamparata? No, signor curato, assolutamente no. Ma oggi pomeriggio sono stati tutta la lampara e devono essere fucilati. Del resto, io un obbligo verso le sfide. E l'avete detto stesso voi a messa, tarda e bella di assetare. E vabbè, voi giovani avete sempre una scusa pronta. Però adesso non ti diamo la pelle, il tempo di vinello rosso, quel che tanto basta per celebrare l'Eucaristia. Certo, signor curato. Ah, 10 euro! E vabbè, come vuole il signore, me lo segni sul conto. Ma padre! È entrato suo padre. Ma dove? Nicole, scusami, ma se tu dici padre, io cosa posso capire? Ma no, invece di chiamarla signor curato, lo chiama da padre. Oh, mi fai perdere solo tempo, ma non capisci che devo andare in messa, ciao? Signor curato, il vino, sono 10 euro. Ah, sì, è vero, ma... Avete 10 euro? Vuoi 10 euro? Ah, qua nessuno che ha soldi. Ah, hai 20 euro di resto? Sì, sì, naturale. 10? 20. Ok.
10 euro a te per il vino e 10 euro avanzano a me per il resto. Ah, è sempre un piacere venire all'angolo divino, qua succedono miracoli. Soddisfatto dalla riuscita della trattativa con le commesse dell'angolo divino, continuò il suo percorso. Quando, arrivato alla svolta del vicolo di Zia Peppina, la strada correva dritta, forse un 60 passi, e poi si divideva in due viottole a foggia di un Y. Quella a destra saliva verso il monte e menava in chiesa, e l'altra scendeva verso la pasticceria. Lì, dove c'era la biforcazione, intravide due cattivi del paese. Uno di loro data la sua stazza sembrava il capo della banda, abbigliato con un gilet antiproiettile, una maglia con un teschio e con uno jeans a vita bassa che lasciava vedere le mutande rocco e barocco. L'altro era il tipico apprendista mafioso made in sud. Esile, magrolino, si pavoneggiava più del primo. Infatti era solito ripetere ogni cosa dicesse l'altro, spesso e volentieri scambiando una parola per l'altra a causa della sua mezza sordità. I due bulli erano scortati da due fusti pieni di musco. Il signor curato, dopo aver cercato di sviare quelle due strambe presenze, trovandosi tra l'incudine e il martello, decise di affrontare le forche caudine. Buon mattino, signor curato. Ho problemi con le odori. Come dite? Non dovete ascoltare il mio amico perché è un po' sordo. Voi non lo date retta, parlate con me. Ah, e cosa comanda? Lei ha intenzione. Cosa mangiate per colazione? Mortadella, pezzo tramatino e luce mondella. Siamo io con mortadella. Stiamo zitto, non so capire nulla. Allora, dicevamo, lei ha intenzione di maritare Renzo Tramatino e Lucia Mondella? Illustrissimi signori, sapete benissimo come vanno a finire queste cose. D'altronde sono io il parroco di questo paese, sangue di batto. Purtroppo il mondo non va come vorremmo e non possiamo badare a tutto. Siamo qui per darvi un consiglio. Per cena ci sarà un coniglio. E per carità, che mi andrebbe pesante. Non badate al mio amico, parlate con me. Con patate e bollino. Solo si tratta di una sorte sventurata. Di una mula sventrata? A me non piace, ma io sono spaghetti alla matrica. Dovete cercare di non celebrare questo matrimonio. Questo matrimonio non sa da fare. Questo matrimonio non sa da fare. È arrivato questa fare, è arrivato questa fare. Ora miei cari, come potrei e poi cosa dica gli sposi? Questo matrimonio non sa da fare. Non vorrei farvi provare con i fatti e le torture. Uomo avvisato, mezzo salvato. Sì, meglio grazie sarà. Uomo saltato, mezzo rosicato. Insomma, sempre ci siamo capiti. Questo matrimonio non sa da fare. Questo matrimonio non sa da fare. Adesso però non mi sento bene, devo andare, ciao. Thank you.
Sipario chiuso. Sipario aperto. Perpetua, la cameriera di Don Abbondio, è sempre più preoccupata dal ritardo esagerato del parroco. Perpetua è una donna vivace, una fedele servitrice, sempre legata e attenta alle faccende che interessano la vita e l'attività del curato Don Abbondio. Lei non riesce a tenere neanche il più intimo dei segreti e come passatempo le piace prendersi cura del suo aspetto, tanto da recarsi spesso alla spa del paese, occasione anche questa per scambiare quattro chiacchiere con le amiche. Ripetendo: non ha celebrato messa, e ora come faccio? Dove lo cerco? E se l'hanno visto con quei brutti ceffi? Allora Perpetua pensa di accendere Facebook per vedere se Don Abbondio è stato postato o taggato in qualche foto. Vuole prove per risolvere l'intricata matassa, ma poi pensa di fare qualche telefonata, sperando che ci sia linea, e per prima cosa chiama all'angolo divino per sapere se si fosse trattenuto lì. E pensa di chiamare i carabinieri.
vuole. Può essere che si sia sentito male. Ah, che bella idea. Allora vado. Pronto all'ospedale? Buongiorno. Qui l'ospedale perdete ogni speranza. Voi che entrate, specializzati in attacchi di stenterie e stitichezza. Io sono la dottoressa Shortamia. Voi, Shortamia? Ah, perpetua, non vi sentite bene? Non chiamo per me, ma per donna Foglio. Ah, capisco. Allora abbiamo risolto la soluzione. Prendete carta e penna. Visto che il paziente... L'ho trovato! Dicevo, visto che il paziente abbonda col vino, prugne secca volontà e si sistema con la pancia. Ma no, un altro equivoco! Io chiamavo per sapere se donna Bonne si fosse ricoverato. Ah, le chiedo scusa, avete provato a chiedere alla vostra comorella. Lei sa sempre tutto. Ma su, signor, non scherzi, che qui siamo tutti preoccupati. Oh, scelta mia! Mi dica, serve altro? No, c'è tutta... Donna Bonne, e dove siete stati? Vi ho cercato per mari e monti. Lasciatemi solo, che già non mi sento bene. Se qualcuno mi cerca, dite che non sono in casa. Ma raccontatemi tutto, ditemi che vi è successo. Lo sapete che io sono affidabile e sono muta come un pesce. Sì, sei affidabile come il lupo con cappuccetto rosso. Non dici delle bugie come Pinocchio con geppetto e sei segreta come un libro aperto. Oh, non sapevo che aveva tutto questo stima di me. Ed è proprio per questo che vi voglio dare questa tisana. E all'1% di tachipirina e... Non mi servono i tuoi intrugli, chiamatemi la dottoressa Shortamia. Serve aiuto? No. Ma è all'1% di tachipirina e al 99% di vino. Eh sì, qua siamo sempre al telefono, la pago io la bolletta dell'Enel a fine mese. Passatemi sta tisana, va. Donna Bondio è seduto comodo sulla poltrona, con il suo cappello da notte, rintanato sotto la coperta, le pantò. Il termometro in bocca. Muoviti per te, che poi il narratore ha comandato pure il termometro. Narrato, ma sta cosa del termometro non era da contratto. Ma ci vuole, altrimenti chi ti crede che non stai bene? Ah, è vero, me l'ero dimenticato. Muoviti per te, c'è il termometro. Non ho trovato quello che va in bocca. Raccontatemi tutto. Avete una faccia bianca che nemmeno la disegna.
quanti bicchieri di vino, Don Abbondio, sbronzo incosciente, inizia a raccontare tutto. In fin dei conti, come si suol dire, in vino veritas. E va bene, erano dei uomini grandi e scavati. Aspettavano qualcuno e quel qualcuno cara per pelo, ero proprio io. Mi hanno fatto domande, tante domande sul matrimonio di Renzo e Lucia e mi hanno avvisato di non sposarli. Oh, signore mio! Però, cara Perpetua, io mi sono fidata di voi, non dovete farle parola con nessuno. Certo, certo, avrò la bocca cucita. Si pare chiuso. Si pare aperto. Come si può immaginare, la nostra Perpetua riesce a tenere il segreto per circa 11 minuti. E la voce arriva alle orecchie del povero Renzo, sin nei minimi particolari. Dopo un breve scambio di battute tra Don Abbondio e Renzo, il curato si impappina e conferma che Don Rodrigo si è frapposto tra lui e Lucia. Renzo si dirige verso casa di Lucia. Nella sua mente passano fieri propositi di vendetta. Ma al pensiero della fidanzata, egli abbandona ogni ipotesi violenta. Giunto nel cortile della casa, Renzo incarica una bambina, Bettina, di chiamare in disparte Lucia e di condurla da lui. Lucia è acconciata e vestita per le nozze. Renzo, infuriato, irrompe nella stanza con violenza. Ma alla vista di Lucia, inciampa sulla paperella di gomma lasciata da Bettina. Renzo provoca un tonfo esagerato e cercando di rialzarsi goffamente. Renzo, più goffo! Ma più goffo, fa qualcosa, se no il pubblico non ride. Lì dietro le quinte c'è qualcuno che possa far vedere a Renzo come si fa? Dai, ci accontentiamo, continuiamo la storia. Bettina, vedendo questa scena, incomincia a ridere e a canticchiare una canzoncina scherzosa. Renzo il cretino ha sbattuto contro il tavolino, si è bagnato tutto e ha fatto un grande rutto. Ma cosa succede? Renzo, tra poco ci dobbiamo sposare e tu ti metti a giocare con Bettina. Cosa ci fai qui? Sono venuto per parlarti una cosa molto importante. Che è la seria che hai, così mi fai preoccupare. C'è da preoccuparsi. Oggi sono andato dal sottoscritto. Erano di giorno da buone notizie. E cosa ti ha detto? Che il nostro matrimonio non poteva essere celebrato. Lucia, nel sentire questa tragica e catastrofica notizia, si porta la mano sulla fronte, si guarda intorno e con tempi moderati sviene. Vedendo che presa dal dolore sviene più volte. Lo so, che è si vede nulla. E allora, perché il curato ha deciso di non celebrare le nostre nozze?
ma non lo ha deciso lui, ma una potenza altolocata. Il signor altolocale ha mandato i suoi scagnozzi davanti a Donna Bondio e a non fargli più mettere il nostro amore dinanzi a Dio. Lucia si porta le mani tra i capelli, come se fosse consapevole delle parole di Renzo. Per caso tu l'hai incontrato Don Rodrigo contribuendo ai suoi sguardi? Mamma, mi sembra un po' antiquata. Lui non mi ha solo guardata. Ieri sera, durante il mio addio nubilato, mi ha chiesto il numero di cellulare, ma io sono andata via senza considerarlo. Sì, Lucia è stata irreprensibile, è stata sempre seria, anche quando ha ballato la lap dance. Sta zitta pure tu! Ma non avevi detto che ti andavi a mangiare una fetta di pizza? Tranquilla, perché poi è arrivato lo spogliarellista che l'aveva affittato. Ah, e per fortuna che ci sono le amiche che ti aiutano nel momento del bisogno, brave! Facciamo i conti dopo? Ma non divagate, parliamo del matrimonio, piuttosto. Perché non mi hai raccontato niente di tutto ciò? Madre, non ho dato importanza all'accaduto con Don Rodrigo. Quando ero giovane, bei tempi, se un ragazzo ti guardava negli occhi, significava che provava qualcosa per te. Ma voi giovani, sciocchi, non potete nemmeno immaginare. Oggi non ti puoi sposare solo perché quel ragazzo arrogante ti ha guardato negli occhi. Mica gli hai chiesto pure l'amicizia su Facebook. Mamma, non sono stata totalmente sincera. Quello sguardo agghiacciante mi ha trasmesso molta paura. E così, dopo una notte insonne, stamani, a posto di andare a comprare le scarpe, sono andata dal mio miglior amico a cui confido tutto. Ma ti sto solo. Bella ingrata che sei. Sei tu con una nome la donna che ti ha portato in grembo per 9 mesi e che ti ha messo al mondo. E che bella promessa sposa che tu sei. Hai detto tutto a lui e non a me che sono la moglie della tua vita. E che ben crediti che siete. Se me l'avessi detto sarebbero anche inutili scenate di gelosia. Dopo un'intensa consultazione si giunge alla decisione finale con votazione unanime. Renzo dovrà rivendicare il loro diritto al matrimonio con l'aiuto della famosa avvocatessa Zecca Garbugli. Non posso vedere mia figlia piangere, ti do 3 capponi da portare all'avvocatessa Zecca Garbugli. Lei di sicuro riuscirà a risolvere la questione. Grazie, donna Agnese. Quindi io vado. Lasciatemi dire due parole a mia madre, lasciateci soli. Thank you.
preso fare. Dopo aver avuto l'idea di far andare Renzo dall'avvocatessa Azzeccagarbugli, Lucia decise di confidarsi con Fra Cristoforo. Devo chiamare Fra Cristoforo e gli devo dire tutto. Pronto, Fra Cristoforo! Carissima Lucy, che c'è? È successo qualcosa? Sì, abbiamo preso una decisione per far sì che il matrimonio si potrà fare. Si possa fare, o congiuntivo. Oh, narrato, per far sì che il matrimonio si possa fare. Penso che sia la miglior cosa da fare, andare dall'avvocato. Oh, Fra Cristo, tu sì che sei un buon amico. Sapevo che mi avresti dato ragione. Vabbè, Lucia, io ora vado, che la pace sia con te. E con il tuo spirito. Renzo arriva a casa dell'avvocatessa Azzeccagarbugli con tre cappuni. Suona alla porta, va ad aprire la segretaria. Ma io mi devo sposare! Come faccio? È urgenza! Interessante! Sono certa di poter ritrovare lo spazio necessario per farla parlare con l'avvocatessa. Giusto che appunto delle ottime motivazioni. E non pianga! La dottoressa. Ma a me non serve la dottoressa. Io mi devo sposare! Ma allora le serve un prete? Ma si è fatto un rapino! Ma che dice? Io non bevo. Mi volevo soltanto sposare. Una bellissima ragazza. Grazie, me lo dicono tutti che sono bellissima. Ma sai, io ho già fidanzato fantastico e non mi faccio perdere tempo, che se ne accorge l'avvocatessa mi licenzia. Ma quindi ci sarà l'avvocatessa Azzeccagarbugli? Certo che c'è, glielo ho detto che l'avete fatta parlare con la dottoressa Poganzi. Ma a me serve l'avvocatessa Azzeccagarbugli e non la dottoressa Poganzi. Ma sono la stessa persona. Avevano ragione, l'avvocatessa è pure dottoressa. Adesso gliela vado a chiamare, però la devo avvertire. La dottoressa sta facendo una partita faticosa alla play con il nipote e soffre un leggero problema di sudorazione. Che significa? Significa tessuto nel cesso e se qualcuno glielo fa notare va in escandescenza. Capisco, me la chiamo. Certo. Dopo un po' arriva l'avvocatessa Azzeccagarbugli, arrabbiata perché ha perso la partita. È tutta sudata, con i capelli arruffati e la camicia in disordine. Eccomi, e come il vento da stormir tra questi fianchi, io mi presento. Piacere, sono l'avvocatessa Azzeccagarbugli. Calor lasciando gli sfregiati e le sudate calze per incontrarla. A chi? Ah, ma lei vede a qualcun altro, a chi se non a lei? Ma adesso tocca a me. Ah, ho capito l'equivoco, appunto. A lei, nel senso di lei, non di lei come una lei, ma di lei come un lui, adesso ha capito? Un attimo. Lei mi piace di lui perché sto facendo la divisione. Scusa, mi dà una calcolatrice, mi fa dire. Ignoranza, certo, logicamente. Ma io non so ignorare. Ma perché mi fai? Ma non è un'offesa, ignorante, nel senso che ignora. E allora lei mi inviava. Senso che aveva un problema e lo esponga. Certo che è un problema.
finita. Lo vedo, signorina. Signorina, prego. Bene, adesso continua a rispondere il suo problema. Il parroco del mio paese non vuole celebrare il mio matrimonio perché è stato minacciato. Ma non si preoccupi, noi abbiamo già vinto. E poi, secondo l'articolo 112 del codice civile, soltanto i genitori e loro mancanza, i cugini in terzo grado di parentela possono opporsi al matrimonio. Ma noi questi problemi non li abbiamo. Che bello, finalmente voglio sposarmi la donna della mia vita. E dopo di voi non vogliamo farci niente. Ma come si permette di accusare ingiustamente le persone? Ma mi sposo o non mi sposo? Ma se ne vada che mi ha già fatto perdere troppo tempo! Lucia, dopo il fallimento con il colloquio con l'avvocatessa Azzeccagarbugli, chiama disperata Fra Cristoforo. Pronto, Fra Cristoforo! Pronto, Lucia, perché sei così innanzi e invochi con tanto ardore il mio nome? È una cosa orribile, orribile! Lucia, calmati, tranquillizzati, dimmi cos'è successo! Ma come posso tranquillizzarmi se mi è successo una cosa terribile? Lucia, se tu non ti calmi, io non posso aiutarti! Ma la volete smettere di urlare? Mi avete svegliata! Stavo facendo un sogno orrendo. Da grande sognavo di diventare monaca. Non se ne parla proprio. Fra Cristo, che buon amico che sei. A me mi succedono cose terribili e tu che fai? Mi urli contro? Hai ragione, Lucia, ma se tu non ti calmi, come ti posso essere d'aiuto? Hai ragione, ma mi calmo. Brava, Lucia. Ispira. E respira, inspira, e respira, inspira, e torna tu non ci avevo fatto nei bici. Il mio padre tra me e tu che lo facciamo. Respira, respira, respira. E raffiorarono i ricordi della sua infanzia e di conseguenza della sua vita. Di colpo il viso del padre si incupì, ripercorrendo quei lontani giorni. Infatti, dovete sapere che Fra Cristoforo, ovvero Lodovico, prima della sua conversione, conduceva una vita molto agiata. Suo padre era il proprietario di una prestigiosa azienda di automobili, la Ferrari, attività che vantava incassi da record, garantendo alla sua famiglia un lusso estremo,
e a suo figlio Pizzi e Capricci. Ma un giorno Lodovico, presuntuoso ragazzo, durante una competizione automobilistica alla guida di una ruggente testa rossa, accade l'impensabile. E anche se il suo migliore amico, ovvero Cristoforo, gli diceva di rallentare che era pericoloso, lui, imperterrito, pensava solo a vincere perché era stato sempre troppo viziato da piccolo. Ormai si era all'ultimo giro, l'adrenalina era a mille. La voglia di vincere, di essere sempre e comunque il primo, si era impadronita del piccolo Lodovico. E all'ultima curva si sentirono stridenti fischi di freni, stridii di gomme sull'asfalto, rombi di motori. Ho detto rombi di motori! Sono circondata da incompetenti, non ci voglio più pensare, andiamo avanti. Dicevamo, si sentirono stridenti fischi di freni, stridii di gomme sull'asfalto, rombi di motori. L'impatto era stato devastante e l'amico di Federico giaceva senza vita tra le fredde e accartocciate lamiere. Un groviglio di persone raggiunse il luogo dell'impatto. Scorse la verità più traumatica della sua vita. Da quel momento Lodovico cambiò radicalmente la sua vita e le sue inclinazioni, tanto da convertirsi e prendere i voti con il nome di Fra Cristoforo. I Previteri Alti, dove Don Rodrigo ha la sua villa, tutta protetta da enormi e brutti ceffi, armati fino ai denti. E Fra Cristoforo, dopo la telefonata con Lucia, è intenzionato a rompere nella villa di Don Rodrigo. Il frate ripassa le parole che si era preparato a bassa voce, cercando il coraggio nella sua spericolata vita giovanile. E intanto prova pure qualche faccia minacciosa, per meglio raggiungere il suo scopo. Il frate pensa di usare un trucchetto per farsi aprire dal cattivo Don Rodrigo e prima di bussare alla porta pensa di telefonargli. Cristoforo! Aspetta un attimo.
San Cristoforo, un attimo che c'è San Cristoforo alla porta. Abbiate pazienza, chiamate domani quando tornate al viaggio. Vabbè, verrò a casa vostra quando il signore lo comanda. Dingo. Buongiorno a tutti, il nostro signore non aspetta. Ad altro. Andiamo avanti. E ho capito, qua il narratore è parente a Don Abbondio. Cavelli è pesciato, ma la testa, io! Andiamo a danzo, ti metti la musichetta e dan dan dan. I pronomi li sanno tutti. Andiamo avanti. Don Rodrigo, state perdendo la faccia. Ricordatevi che siete voi il cattivo. Tu. Noi. Io. Tu. Noi. Io. Perché non si costruiscono? Io mamma detto, passiamo a battere da lui a danza e mamma da reda. Io mamma detto, sembra presa cose pazze che sta bene pure viaggio e non sa. Andiamoci in mamma abbracci cercandoci. Perché me lo prendete più tempo? Lo sapete benissimo, è successo tutto il 26 maggio di codesto anno. Dice il 26 maggio? Prendi lo segretario dei mangiotti. E ora arrivano le corte! Lo sei proprio scemo, compratelo apparecchio. E che schifo, le darti per finora. Se sempre il solito è sempre rapido. Fa una cosa, state zitto che dopo ti ricordo ti taglio la gola. E basta! Sta parlando di Lucia che avete minacciato a Don Abbondio per non farla sposare. E mo è successa una tarantella. La tarantella. Sono circondata da incompetenti. Meno male che altri pochi giorni sono e là su sta scuola. Ah, Lucia, ormai non si può fare più nulla. Ho preso impegni con i miei amici. Ah, com'è così? Chiamatevi palestrati che abbiamo assoldato e cacciatevi a voi e voi cacciate fuori sto mezzo verde. E la farò pagare cara questa! Ho stagno a sufficienza! Il signore non accetta soldi! Qui l'unico signore sono io! Pausa caffè! Ambi si pari! Tentano il tutto per tutto. Decidono di attuare un piano veramente diabolico, quello che Manzoni definisce matrimonio segreto. Apri sipario. Buonasera, donna Bo, state riposando? Sto dicendo le preghiere. Ma posso entrare? Ci sono visite. Un attimo.
Entrate pure. Ma chi è a quest'ora? È tardi. È Tonio, che è venuto a restituire i soldi che gli avevate prestato. Gli dico di ripassare domani, che è tardi. Ma che domani? Non sapete più, curato e sempre a disposizione come un medico. Fatelo entrare subito. Come vuole lei, signor curato. E figuriamoci, appena si parla di soldi, ma su torchione. Perpetua fa entrare Tonio nella penombra della stanza, ma sull'uscio, oltre a Tonio e suo cugino Gervaso, vede dinanzi a sé Agnese. Quest'ultimi due entrano nella stanza senza aprire bocca. Invece Agnese incominciò a parlare con Perpetua per distrarla come era nei piani, in modo che Renzo e Lucia potessero entrare nella stanza senza farsi vedere. Come peccato? Siete entrate a casa? Perpetua mia, peccato a casa, state sempre a frugolizzare. Piuttosto ditemi voi come state. Oh, santa peppa, mannaggia mannaggia, ma non state bene? Ma certo che sto bene, ditemi voi come state. Agnese mia, io sto bene, ma voi mi sembrate molto debilitati. Volete che mando un messaggino alla dottoressa per chiedergli un rimedio per la tosse? Ma su Facebook? Ma no, la tosse sta bene, la servizio di certa gente che non va. Intanto Tonio e Don Abbondio iniziano a discutere gli interessi del prestito fatto. Oh Tonio, allora ce l'avete? Sì, ecco io ricomandavo. Aspettate Tonio, io vi avevo prestato 100 euro, però eravamo rimasti d'accordo che mi avreste tornato qualcosa in più per i poveri. Certo, ma non abbiamo trovato poveri, che non bisogna dire le cose. Ma che ignorante che siete! Ma non sapete che i poveri si nascondono sotto i panni dei benestanti, mentre quelli che possono sembrare poveri hanno le mattonelle di casa che sono rialzate. E quindi che? Devo andare a casa dei ricchi per vedere se hanno bisogno di soldi. E per questo ci sono i parroci che sanno di chi ha bisogno. Comunque, non ti diamo la presentica e datemi 100 euro che vi ho prestato per 400 euro per i ricchi. Ecco, Rosa, quindi si merita. Ma tu hai capito? Ma che capisci tu di latino? Dacci questi 100 euro per i ricchi. Grazie, Tonio. Allora, mi date questa maledetta di giocatore che vi ho pagato? Sì, sì, adesso me la do. Renzo, Lucia, ma che ci fate qui? Io prometto, finché voi non ci separate, di sostenere sempre Lucia. Cosa? Io prometto? Donna Bondio lanciò anche la candela, la cui luce si spense a poco e tutti rimasero al buio. Donna Bondio, conoscendo la casa, incominciò a gattonare per cercare la via di fuga, mentre Tonio e Gervaso cercavano la ricevuta. Tentato. Tutto era andato male. Non restava che dividersi. Lucia si andrà a nascondere alla certosa di Padula e Renzo andrà di gente in gente. I due giovani si dicono addio e Lucia resta tra le lacrime.
Non avevano mai lasciato quel ramo dell'azzurro mar di Marina di Camerota, eccetera, eccetera, si ritrovarono, sotto indicazione di Fra Cristoforo, presso la certosa di Padula. Dobbiamo precisare al nostro caro pubblico che era da troppo tempo che Fra Cristoforo mancava dalla certosa e non aveva saputo che per mancanza di fondi la certosa era stata acquistata da Mediaset come luogo per la 3622esima edizione della Casa del Grande Fratello. La novità di questa edizione è che i partecipanti sono vestiti tutti con il fantomatico abito nero. Così quelle povere donne arrivate a destinazione durante le celebrazioni, ovviamente.
Perfetto, possiamo proseguire. Non ho finito, sai ballare? E questo invece cosa c'entra? Non si preoccupi, signore Agnese, la nostra suora è molto curiosa e chiacchierona, tanto che se gli si racconta qualcosa, ti riempie di domande il giorno dopo al convento per ogni fatto. Ma cosa dici? Io sono venuta come un pesce. Certo, proprio due cose rapide. Comunque, cantare e parlare mi piace moltissimo e non vedo l'ora di farvi sentire qualcosa. Inizia a farci ascoltare. No, ora non mi sento molto bene, non ho riscaldato la voce. Dai, tanto qui non ti vede proprio nessuno. Proprio nessuno, non si preoccupi, signora Agnese, qui la suora è sicuro, non c'è nessun pericolo, nessuno la vedrà. Lucia. È fatta! L'abbiamo trovata! Non la voglio la frittata! Ma penso sempre a mangiare! No, no, non devo andare già qua! Fa una cosa, vai a chiamare a Don Rodrigo! Sì, sì, a quest'ora è un bel cretino! Sei proprio un cretino? Altro che il cretino! Levati! Capo! Capo! Abbiamo trovato la vostra bella fanciulla. Bravissimi, adesso ascoltate un modo per la villa. Ma secondo voi il piano ha funzionato?
Io credo di no. Del resto, con quei due furboni che si ritrova Don Rodrigo. Ma ora vi racconto. Il piano era congegnato bene, solo che la loro agilità non era come quella di Diabolik, piuttosto come quella di un mulo che entra in un negozio di cristalli. Infatti, la loro maldestrezza li porta a svegliare tutti e Lucia riesce a mettersi in fuga e decide di raggiungere Enzo a Napoli. Come tutti ben sappiamo, il 2014 era stato un secolo di profonde crisi sotto il governo spagnolo e testimoni della carestia furono gli abitanti di Napoli che subirono l'aumento della tassa sul pane, alimento base della vita quotidiana. Renzo, fuggito a Napoli, si trova in balia della folla inferocita, disposta a tutto per far abbassare il prezzo del pane. Ma lui non si accorge di niente e si reca al panificio più vicino, dove viene travolto dalla folla nel saccheggio. Renzo, uscito dal panificio, intravede una mandria di persone con forconi in mano e cerca di scappare, ma viene travolto dalla folla inferocita. Ormai tutto era perduto. Di Lucia non si sapeva più nulla. Renzo era in fuga e nonostante continuasse a telefonare alla certosa di Padula, nessuno rispondeva. Da solo, con i suoi pensieri, colmo di malinconia, giunge in un posto, chiamato la Terra dei Fuochi. Qui, persone accasciate lungo la strada chiedevano aiuto tra atroci sofferenze. Coloro che prestavano soccorso ai moribondi avevano un fazzoletto che gli copriva il naso e la bocca. Lo stomaco brontolava. La disperazione si affacciava sul volto in copiose lacrime. Quando ad un tratto...
ringraziare una alla volta. Continua la base all'infinito, i due bravi, e subito dopo i bravini. Vai, a presto. Vai, 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 bravini. Cristian e Domingo nella doppia parte con Tony Gervaso, i due palestrati. Poi ci sta la nostra Carlotta nella doppia parte di Donna Bondio e Azzecca Garbugli. Un applauso più forte che Donna Bondio ha saputo di farlo due settimane fa. Ok, avanti con Perpetua, muta come un pesce, ma sempre attenta al suo aspetto. Un passettino ce lo fate? Vai, vai, vai. Mazzo. Grazie, giù. Tre Cristoforo e Don Rodrigo, Pieslombo, vai. Rosa, dove sei? C'è Rosa? No, non c'è. Rosa, vieni a prenderti un applauso, vieni. La nostra pilota con Giuseppe Riccio, Mondial Casa ti aspetta, sempre impegnato nel gabinetto. Ai, chi mi manca? La base è finita, vai da capo, Manuel. Chi ci sta più? Ah, sciolta mia con Marella, con Lilli, la bellissima Lilli, la segretaria Lilli. Vai, le amiche di Lucia, sciola dentro. Agnese, Bettina nella doppia parte della suora di Padula e fornaretto compreso. Nicole e Veronica, innamorate invece di pensare a vendere vino per andare a messa, giù. Grazie. Chi mi scordo? Raffaella, la conduttrice, insieme ad Angela. Ci facciamo un applauso, grazie Angela. A te. Il narratore. Forte applauso al narratore. A chi mi è stato vicino in tutta questa cosa, perché le scene sono state fatte da tutti quanti, eh? Ognuno aveva vari compiti, hanno scritto varie scene perché la rivista è stata lunghissima, però lei mi ha aiutato un pochettino nella rifinitura, quindi a Martina aiuta la regia, grazie, allo staff Cusati 1, Cusati 2, Valerio 1, Valerio 2 ha fatto filone. Grazie ragazzi. A chi mi scordo? Nessuno? Eh sì, a qualcuno ve lo dimentico. Il coro! Ragazzi, ma non mi dimentico nessuno? E chi manca? E il matrimonio avverrà ora! Renzo e Lucia! Bacio, no, niente bacio, allora. Qui la media scende sempre. 3, 2, 1, ok, tutti sul palco, grazie a Manuel che ci ha dedicato tanto tempo con queste basi, che da Venti Sposa veniva a passaggio, acqua, vento, poverino, ti tocca una pizza stasera, grazie all'ospitalità, aspetta, l'ospitalità, come si chiama? Accusati, signor Accusati? Un attimo che devo ringraziare la collega Marilyn che ci sono stati vicino, i genitori tutti, Raffaele e Andrea per i balli, a Deborah Prati che ci ha aiutato per un altro ballo, a Giusy, vocal manager e riscrittura delle parti come avete visto adattate al musical, e poi... Il professor Cucinello, la professoressa Collaua, Giusy e Deborah ci sono dei regali perché ci avete aiutato. E vi ringraziamo con cuore perché è il primo anno che facciamo così così.
Lotta C, che nonostante i loro impegni, più Sabrina che si è aggiunta, sono riusciti a dare corpo alla terza C, eravamo troppo pochi. A me che mi tocca? È simbolico, insomma. Grazie. Deborah c'è? Lo diamo alla sorella, Prati, avanza. Avanza. Ok. Grazie. Spero che vi siate divertiti. Puoi passare? Magari anche chiudere la luce, che vi dico un'ultima cosa. Chiudete sta luce che mi sto abbronzando. Allora, io ho un unico rammarico, l'ho detto già un paio di genitori, tipo la signora Piscitelli, che mi dispiace aver incontrato i vostri ragazzi solo oggi.